Abbiamo un collegamento con Lodi, dove, come sa, c'è stato questo incidente ferroviario, un treno Frecciarossa e due morti, più di 30 feriti. Per fortuna pare non ci siano feriti gravi, Grave. però certo il bilancio è già gravissimo di per sé, perché insomma Già due due persone morte, morti. sono due macchinisti. Adesso si comincia a parlare di morsetti, non morsetti. Voglio chiedere anche a lei se condivide, sposa le parole del presidente della regione Lombardia Fontana, che dice: se mettiamo in discussione anche l'altra velocità, abbiamo finito, cioè è un incidente, vediamo le responsabilità, ma ovviamente non si discute l'alta velocità. È d'accordo con Rao? Penso che sia molto prematuro andare a fare comunque delle analisi di questo tipo. In questo momento possiamo esprimere vicinanza e condoglianza alle famiglie delle persone decedute. Speriamo, facciamo gli auguri di pronta guarigione ai feriti e poi ovviamente da domani bisogna andare a capire che cosa non ha funzionato. Ovviamente non si può mettere in discussione tutto il sistema di trasporti o i treni, l'alta velocità. Purtroppo qualcosa di sbagliato sarà successo, qualcosa non ha funzionato, bisogna chiarirlo e bisogna soprattutto fare in modo che queste cose non avvengano più. Quindi questa è la cosa più intelligente che può fare tutta la politica in situazioni come queste. E arrivo dal senatore Candiani, però nel frattempo